Carissimi fratelli, in questo tempo particolare in cui il Signore ci sta mettendo alla prova con questa epidemia, siamo chiamati a risorgere insieme a Cristo, perché la risurrezione di Gesù contiene una forza viva che continua a penetrare il mondo. Pace a voi, dice Gesù, apparendo nel cenacolo il giorno di Pasqua. Inoltre, le testimonianze di Santa Maria Maddalena, di San Giovanni e San Pietro e di San Tommaso 8 giorni dopo ci consentono di non avere dubbi e di rinnovare la nostra fede. Con San Tommaso diciamo: Signore mio, Dio mio. Possiamo sperimentare la risurrezione se sappiamo correre e vedere. Correre, partire, ricominciare, cercare, non sentirci arrivati. Vedere, cambiare prospettiva e cogliere il senso di quello che si vive. Il rischio delle nostre vite è quello di fare mille cose senza vedere e cogliere il senso della nostra vita. Esso non è l'apparire, l'esteriorità, le cose che possediamo, ma si risorge quando si scopre che il segreto della vita sta nell'amore donato e vissuto nella fedeltà alla propria vocazione fino alle estreme conseguenze. Si risorge quando non si corre da soli, ma insieme, quando si inizia a guardare anche con lo sguardo dell'altro. Risorgeremo come Chiesa se sapremo correre e aspettarci insieme, giovani e adulti. I giovani arrivano e vedono prima, hanno la capacità di immaginare il futuro e di dire quello che pensano. Gli adulti sono più lenti, ma hanno un passo più costante e perseverante anche nelle difficoltà. Per risorgere è necessario lo sforzo dei giovani per aspettare e lo sforzo degli adulti per aiutare i giovani ad entrare nella vita nuova. Coraggio, fratelli, con l'aiuto di Dio e della Madonna ce la faremo. Auguri di cuore dai vostri sacerdoti e diaconi, Don Tonino, Don Innocenzo, Don Giuseppe, Don Marino, Don Carlo, Don John, Don Vito, Diacono Lorenzo e Diacono Nicola. Amen.